Ciao a tutti e buongiorno. Farò questo video di pochi minuti per dare la mia opinione riguardo alla raccolta firme che sta in questi giorni spopolando sulla rete e che chiede sostanzialmente un referendum per far sì che venga cessata la spedizione di armi in Ucraina. Ora, io sono perplesso e vi dico che sono assolutamente contrario a questa raccolta firme. Cercherò di motivare nel giro di pochissimi minuti il motivo appunto per il quale sono contrario. Esiste un articolo, che è il 32 della Costituzione, che dice che l'Italia rifiuta, ripudia la guerra come strumento offensivo e quindi sostanzialmente accetta l'utilizzo delle armi solo ed esclusivamente per questioni difensive. Ora, il mandare delle armi all'Ucraina per combattere la Russia, Stato e nazione che a noi non ha fatto assolutamente nulla, è utilizzare le armi a titolo offensivo. All'interno del recinto della NATO può darsi, non mi interessa. Il raccogliere firme per un referendum, tra l'altro di un decreto legge che è stato trasformato in legge, ci mette fortemente in pericolo per diversi motivi. Potrebbe succedere che noi le firme non riusciamo a raccoglierle e quindi il referendum non si può neanche proporre. Un qualunque governo, filo NATO e filo ONU, potrebbe tranquillamente dire alla popolazione non interessa niente di questa proposta referendaria, quindi noi continuiamo a mandare armi. Potremmo arrivare a raccogliere le firme necessarie e in funzione dell'ultima trasformazione della Costituzione in seno ad un referendum che ha promosso le modifiche costituzionali, potremmo vederci un Parlamento che calendarizza quando vuole questo referendum. Potrebbe succedere che il Parlamento, vista la storia referendaria dell'Italia degli ultimi tempi, accetti di buon grado di proporre il referendum e potrebbe succedere che non si raggiunga il quorum e varrebbe lo stesso principio che ho appena detto, e cioè un governo, qualunque sia, filo NATO e filo ONU, direbbe alla popolazione italiana non interessa niente di questa questione, continuiamo a mandare delle armi. La cosa peggiore potrebbe essere quella che addirittura viene abolito il 32 della Costituzione e nell'eventualità che il referendum dovesse arrivare ad essere fatto, che dovesse raggiungere il quorum e che la cittadinanza italiana proponesse di non permettere all'Italia di inviare delle armi, molto semplicemente verrebbe dal Parlamento italiano proposta un'altra legge che, diversa dalla prima sulla quale è fondato il quesito referendario, rifarebbe partire da capo la questione. Lo abbiamo visto per esempio per la privatizzazione delle reti dell'acqua. Ragazzi, ricordatevi questa cosa, io può darsi che mi sbagli, ma coloro che propongono dei referendum per queste cose sono amici del sistema e peggio, sono in buona fede, ma sono ignoranti come il piede del porco. Scusatemi il francesismo. Non cadeteci, non cadeteci. Piuttosto organizziamo le piazze per far sì che venga richiesta un assoluto allineamento con il 32esimo articolo della Costituzione italiana e proponiamo quindi che venga assolutamente rispettato. Grazie, buona giornata a tutti e buona estate.